scusi, cerco Tanuzzo. In questo momento non può uscire. E perché? Perché c'è l'ambasciatore americano a cena e quando nel nostro ristorante viene gente importante, Tanuzzo viene rinchiuso a chiave. Perché? Perché combina guai. E perché? Perché si vede che sei amico di Tanuzzo, eh? Vabbè, me ne vado. Ambasciatore, la scena è di suo gradimento. Fantastica, sublime. Harry, tu che ne pensi? Tutte portate, original e good. Ma certo, per il contrattino non posso dare risposta questa sera. Devo valutare anche altri ristoranti. Se tutto va bene, sono 10 catering da 150.000 euro. Yes, tutti eventi very important. Speriamo bene. What? No, non è un what, ma un fiano. Oh my God, so strong. Prego, sempre il meglio per lei, signora Gina. Signor Enzo, è da un po' di tempo che frequento questo locale e sono contenta di aver fatto la sua conoscenza. Lei è molto gentile, professionale e soprattutto galante. Grazie. Si offende se le chiedo di farmi servire il secondo da quel ragazzo? Chi? Quel ragazzo? Sì, sì, proprio lui. Non mi sembra il caso. Se vuole faccio venire Sandra. No, preferisco quel ragazzo. Come vuole lei. Signor Danilo. Dimmi, Roberto. È l'ambasciatore, ha chiesto il conto. Che faccio? Lo sconto? Gli vuoi fare lo sconto? Tu vuoi far pagare l'ambasciatore? Un uomo che ci può far avere un contratto a 6-0. Io una domanda ho fatto. Signor ambasciatore. Io avrei mangiato benissimo. Very good. I miei friend mi hanno consigliato proprio bene. La ringrazio, signor ambasciatore. Allora, how much? Quanto devo? Offre la casa. Per me è stato un onore averla nel mio ristorante. No, no. Mi deve far pagare, altrimenti non potrò tentare di farla avere quel contrattino. Forget about it. Allora rinuncio al contrattino, ma lei è mio ospite. A questo punto non posso rifiutare. Thank you. Io avrei passato splendida serata. Voglio. Take them assets. Get out. L'accompagno, signor ambasciatore. Forget about it. It's a proper stroll. Certamente, signor ambasciatore. Sapere perché avete mandato Tanuzzo al tavolo dalla signora Gina. Me l'ha chiesto lei e ha anche insistito. Danilo, il mio contatto mi ha mandato un WhatsApp con la foto del critico gastronomico, ma non tengo coraggio. Non ho aperto ancora il messaggio, siete pronti? Sì. 1, 2 e 3. Non ci posso credere. Perso ogni speranza. Quel ragazzo è la mia rovina, è la nostra rovina. Una cosa gli abbiamo chiesto di fare, ma perché ho detto di sì a mia sorella? Io lo sapevo che lo dovevo assumere! Scusate, ma che è successo? Guarda, questo è il critico gastronomico. Roberto, vieni a vedere anche tu. La sfortuna ci perseguita. Il critico gastronomico è la signora Gina.
Io ora capisco perché ogni volta ordinavi i piatti più elaborati e costosi. Ah, Danilo, calmati. Ci penserò io domani alla signora Gina. Le preparerò la pentolaccia allo scoglio.